esplosivo, tradimento e solitudine. Fu ucciso così Paolo Borsellino con gli agenti della scorta. Il tritolo lo mise la mafia. Il tradimento fu quello delle istituzioni dello Stato, delle amministrazioni territoriali, della prefettura, della magistratura, dalle inoperose procure all'omertoso e silente CSM. Vogliamo fare dei nomi? È presto detto. Dove erano? Che facevano? Di cosa si occupavano l'allora prefetto Iovine ed il procuratore Giammanco, che non disposero neppure la perimetrazione dell'area della strage, consentendo di fatto l'inquinamento delle prove e la sottrazione della borsa nera e dell'agenda rossa di Borsellino? Dov'era, che faceva, di cosa si occupava l'attuale procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, che allora a Caltanissetta gestiva le indagini sulla strage operata contro Falcone? Perché, quantunque sollecitato ripetutamente, non volle ascoltare Borsellino, che aveva importanti rivelazioni da fare? Dov'erano? Che facevano? Di cosa si occupavano? Oscar Luigi Scalfaro, capo dello Stato e presidente del CSM, il suo enigmatico vicepresidente Giovanni Galloni, custode fra l'altro di tanti segreti del delitto Moro, ed il presidente del Consiglio Giuliano Amato, con il ministro dell'Interno Nicola Mancino, che dopo la morte di Falcone ricevette il magistrato e lo liquidò in poco tempo. Dove erano? Cosa facevano? Di che si occupavano? I sindaci di Palermo, il DC Lovasco, il sinistro Rizzo ed il loro successore, Leoluca Orlando Cascio. La città non è più governata dalla mafia, la città ha reagito dopo il 92 con i lenzuoli bianchi, ha reagito con la catena umana. Lo avete sentito? Ma che faccia tosta! Palermo, dopo il 92, non è stata più governata dalla mafia, dice, grazie a lui, ai suoi lenzuoli bianchi, altro che Mastro Lindo. Già parlamentare regionale, nazionale ed europeo, è stato per un ventennio, 5 mandati, sindaco della città. Dopo il 92, ma anche precedentemente, per 5 anni. Prima del 92, lo ha detto lui, la mafia governò la città e lui era il sindaco. Iniziò così, applaudendo se stesso, figlio di Salvatore Orlando Cascio, che l'onorevole Pio La Torre, in sede di commissione parlamentare antimafia, indicò come trade union fra mafia e politica. L'Orlando furioso, quantunque Cascio, depennò la seconda parte del cognome, chissà, forse per celare l'identità paterna. Nemico giurato di Falcone e Borsellino, appare sempre in prima fila alle loro commemorazioni. Aveva ragione Leonardo Sciascia quando parlava dei professionisti dell'antimafia. Che dramma di sangue m'è rimaso, che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Dante, 30° Purgatorio. Uomini della politica, dell'economia, potentati economici, invece di contrastare la mafia, fanno i patticelli con le organizzazioni criminali per trarre vantaggi. Siamo con te, fiammetta, in occasione del 30° anniversario della morte di tuo padre e dei 5 agenti della scorta, nel dissociarci totalmente rispetto alle perniciose celebrazioni organizzate in occasione della ricorrenza, ed eleviamo alto il grido: no alla parata di regime, no al valzer della ipocrisia, no alla liturgia della morte, del tradimento e soprattutto dell'insabbiamento delle indagini. Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano.